sicuramente ancora una volta una manifestazione ben riuscita, i numeri lo confermano perché ci sono sempre più partecipanti e soprattutto nella categoria mini sono quasi 60 e questo è senz'altro un segno positivo in quanto è il vivaio appunto per le categorie successive. E qui appunto nello scenario di Siena ancora una volta le categorie sono, ripeto, numerose, il livello di competizione è molto alto e si vede appunto delle ottime gare. Beh, senz'altro la Shift è quella che mi appassiona di più, visto la mia estrazione. Comunque vedo che c'è una enorme partecipazione, ripeto, noto che nonostante una categoria diciamo propedeutica, comunque molto, il livello di competitività è molto alto, infatti fino all'ultima curva si riesce a vedere sorpassi e controsorpassi e questo la dice lunga in quanto le prestazioni sono molto simili e questo aiuta chi vuole imparare, chi vuole fare esperienza appunto nella categoria con le marce. È stata una soddisfazione per me perché quando si tratta di correre io non mi tiro mai indietro e fra l'altro è stato un bel regalo che la Tony Kart mi ha fatto di poter appunto correre per il mio 50° compleanno, visto la giovane età, negli Stati Uniti, appunto a Orlando, e effettivamente mi sono oltretutto veramente divertito perché sono riuscito a esprimere il massimo della mia possibilità, finendo addirittura secondo, purtroppo non primo ma molto vicino alla posizione di testa.